Amici di Android Blog, un altro tablet, questa volta sempre di HP, questa volta un HP Slate 8 Pro, quindi in unità da 8 pollici. Vediamo che cosa contiene la confezione, soprattutto leggendo il logo Beats Audio. Eccoci tornati ad aprire la scatola sotto la nostra videocamera. Vediamo di aprirlo senza distruggere il nostro tablet. Come potete vedere, tablet con la pellicola, con due pellicole che mettiamo un attimo da parte, e vediamo che cosa contiene la confezione. Apriamo qui. Bene, qua c'è, metto un attimo da parte la scatola per farvi vedere che cosa abbiamo qua presente. Anche in questo caso manualistica veloce, molto veloce, poi scompartimento vuoto e infine mettiamo da parte la scatola. Da questo lato qua, dentro questa scatoletta, abbiamo cavo USB, micro USB, che metto un attimo di lato, poi connettore per la parete e infine carica batterie da 2 ampere, tanto questo lo monto già se ci riesco. Ok, perfetto. Visto che cosa contiene la confezione, mettiamo un attimo un po' a posto per farci spazio. Ok, e prendiamo il nostro tablet. Tablet, come potete vedere, pellicola che ci dà scusate, qualche consiglio. Accensione, bilanciere del volume, ma noi andiamo a vederlo nel dettaglio. Innanzitutto togliamo tutte le pellicoline per evitare che ci diano fastidio e andiamo a vedere il tablet. Bene. L'unità è uno schermo da 7,9 pollici, poi vi dirò bene dopo la risoluzione, ma iniziamo a parlare di com'è composto. Innanzitutto la scocca è in plastica. Abbiamo da questo lato il bilanciere del volume, fotocamera da 8 megapixel con flash LED, espansione per la micro SD. Sopra, accensione, tastino di accensione e spegnimento, forellino per il microfono, e sotto. Sotto abbiamo due altoparlanti di sistema, l'entrata a mini HDMI, l'entrata mini micro USB e l'entrata da 3,5 mm per le cuffiette. Accendiamo il dispositivo. Come detto precedentemente, è uno schermo da 7,9 pollici 1600x1200 pixel, il rapporto è in 4 terzi dello schermo, processore Nvidia 4 quad core da 1,8 GHz, scheda grafica GeForce da 72 core, memoria RAM 1 GB, la memoria interna è da 16, espandibile come avete potuto vedere tramite micro SD, dimensioni 200x141,5x9,9 mm di spessore, il peso è di 451 grammi, la batteria è da 5000 mAh, vedremo come reggerà la giornata durante la video recensione. La fotocamera posteriore, ve l'ho detto, quella anteriore è da 2 megapixel. Poi abbiamo GPS, accelerometro, giroscopio, scusate, e WiFi BGN. Android alla versione 4.2.2. vedremo come si comporterà questa unità da 8 pollici tra qualche giorno durante la video recensione.